Splendida giornata per fare un po' di shopping. Tutto chiuso. Ma noi attenderemo qua. Lascia fare tutto a me. Cara, questo shopping dopo tutto non ci serve. Certo, lascia serve, stare. Abbi un po' di pietà. Sono le 9 e tutto va bene. Per la città inizia già lo shopping per il Natale, si spenderà quello che ancora non c'è. Per la città impazza già lo shopping per il Natale, l'organizia si spenderà con gran superficialità. Che varietà, guarda un po' qua, fronzoli e ninnoli gialli, quel rosso là. Il rosso acceso ti ingrassa. Guarda papà, che belli là, che strepitoso chiffon. Sì, più cowboy su Washington, dai, cosa diranno di noi? Fai quell'acquisto e ci zittirai per tutte le festività. Comando, noi rappresentiamo quella grande nazione che è gli Stati Uniti d'America. Quindi, non voglio capricci, urla isteriche e soprattutto gli acquisti devono essere utili e sensati, intesi? Certo, papà! Guarda che c'è, fatto per me, sembra un vero capote. E perché no? Compriamo pure il toro. Che c'è un servizio da te per un infuso alle rose e sembrerai Marie Antoinette. Ma se bevi soltanto caffè? Ma ora siamo in te. Guarda papà, che rarità, voglio un tappeto persiano, mi straio là assieme ad Alibaba su via Washington. Ma che figure mi fai fare? Forza papà, sforzati dai, apri le tasche per noi. Bando agli sprechi e a futilità, fondamentali per noi papà. Quello che piace non servirà a tutti, ma dà pace e gioia a noi. Anime shopping, chiunque tu sia, compra qualcosa che ci doni allegria. Fatti coraggio e vai. Va bene, ma se devo spendere, che sia qualcosa di utile, chiaro? Ah, venite. Guarda, guarda qua. Certo, è utile. Su quest'amaca dormirei. Ma va là. Utile, la comprerei. Per te o per noi? Questo proviene da Canterville. È Virginia! Nostra figlia! Un regalo per lei. E niente a noi. Fate un pacco. Oh, per bacco. Le faremo una sorpresa. Questa sia praticità. Il vero shopping non è follia. Voglio il servizio. Tutti appagati con metodologia. Fai un regalo e sai dove.